Buonasera, benvenuti a tutti nuovamente. Appunto, oggi proseguiamo con il ciclo delle lezioni magistrali dell'Istituto di Studi Penalistici Alimena, il ciclo appunto del 2023. Questa sera con la lezione magistrale del professor Raul Zaffaroni dopo quella che si è tenuta una quindicina di giorni fa del professore Moccia. Come al solito, come di consueto, preliminarmente devo fare alcuni ringraziamenti, oltre che doverosi anche particolarmente sentiti. In primo luogo ai direttori dei dipartimenti dell'Università della Calabria che hanno patrocinato questo evento, come in genere tutto il ciclo di lezioni magistrali, quindi del DISCAG e del DICES, così come devo ringraziare per la partecipazione due dottorati di ricerca, uno appunto dell'UNICAL in teoria e prassi del diritto e poi il dottorato in diritti umani, teoria, storia e prassi dell'Università di Napoli Federico II e anche per la partecipazione del corso di perfezionamento in scienze penalistiche integrate sempre dell'Università di Napoli Federico II, in particolare appunto il professor Antonio Cavaliere che coordina il dottorato e che dirige il corso di perfezionamento e che questa sera farà anche da discussion. Ovviamente la mia gratitudine va anche alla Camera Penale di Catanzaro, alla Fondazione della Scuola Forense sempre di Catanzaro e un particolare ringraziamento devo fare all'avvocato Danilo Iannello che come al solito ci fornisce un ausilio, un supporto importante per tutta la gestione dell'accreditamento e anche poi dell'attestazione. E dunque grazie anche all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro per l'accreditamento che ormai da 2 o 3 anni ci concede. Questo ciclo di lezioni magistrali ha anche, tra l'altro, l'obiettivo in qualche modo di rafforzare, di corroborare i rapporti tra l'università e il mondo delle professioni forensi, tant'è vero che il modello della lezione prevede come discussant non solo un altro docente universitario, che questa sera è appunto il professore Antonio Cavaliere, ma anche un avvocato in rappresentanza della Camera Penale e questa sera appunto è l'avvocato Valerio Murgano che è proprio il presidente della Camera Penale di Catanzaro e naturalmente il mio ringraziamento non può che andare anche a loro due che hanno accettato di buon grado l'invito a partecipare a questa lezione e a fare la discussion. Infine grazie anche a Radio Radicale che ormai dall'anno scorso segue costantemente i nostri eventi e questo non può che essere un altro motivo di soddisfazione per la pubblicità, per la diffusione che in qualche modo riusciamo a dare. Oggi, questa sera, abbiamo l'opportunità di partecipare alla lezione magistrale, come ho già detto, del professor Raul Zaffaroni, che tra l'altro è socio emerito dell'Istituto Alimena. Presentare Zaffaroni è una cosa molto difficile, direi ardua, perché la sua notorietà tra i penalisti, e a dire il vero non solo tra i penalisti, posso dire che è planetaria. È infatti uno dei giuristi più illustri a livello internazionale. Debbo in qualche modo sintetizzare il suo vastissimo curriculum e professore emerito di diritto penale e di criminologia nell'Università di Buenos Aires, è stato ministro della Corte Suprema argentina e sino all'anno scorso è stato anche giudice per molti anni della Corte Interamericana dei Diritti Umani, ha ricevuto credo oltre 50 lauree honoris causa da università di almeno una quindicina di paesi, non solo americani ma anche molti in America, in Italia, in Germania, tra i
tanti altri riconoscimenti e ha ottenuto dal Presidente della Repubblica Italiana il titolo di Grande Ufficiale all'Ordine della Stella della Solidarietà, il titolo di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Tedesca, e quello di Gran Maestro dell'Ordine Internazionale di Criminologia del Ministero della Giustizia francese, il premio Stoccolma di Criminologia, il premio dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale. Dunque è evidente il suo altissimo profilo. È stato è membro, credo, della Commissione Internazionale dei Giuristi dell'ONU, è vicepresidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, è stato il fondatore e presiede l'Associazione Americana di Diritto Penale e Criminologia, è stato autore, ha partecipato a molte commissioni, lavori preparatori di codici penali, quello dell'Argentina negli anni 90 e in altri paesi dell'America Latina. Dal punto di vista della produzione scientifica, ha al suo attivo centinaia, più centinaia di articoli e saggi, oltre 20 opere monografiche che sono un po' conosciute in Europa, in tutta l'America Latina e nel resto del mondo, costituiscono appunto dei punti di riferimento per la penalistica e non solo per la penalistica. Quindi è comprensibile, credo, il mio atteggiamento, il mio sentimento di onore da un lato, ma dall'altro lato in qualche modo la sensazione di inadeguatezza nel presentare il professore Zaffaroni. E quindi potete anche capire quanto io sia stato onorato per averlo ospitato in presenza, dal vivo, in una iniziativa nell'Università della Calabria, nel Piccolo Teatro, e quanto sia stato onorato per aver voluto il professore Zaffaroni molto benevolmente scrivere una prefazione ad un modesto mio volume che è stato edito in Spagna e in America Latina, per aver recensito questo volume anche in una rivista italiana, per aver accettato il professore Zaffaroni di curare il quinto volume dei quaderni dell'Istituto di Studi Penalistici, e quanto sia stato anche onorato per aver voluto il professore Zaffaroni che io tenessi un ciclo di conferenze in più università argentine, a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario. Siamo stati ospitati insieme anche in una trasmissione televisiva nella televisione nazionale argentina e in altri posti. Quindi questo mio soggiorno in Argentina ha potuto, diciamo, permettermi di toccare ancora meglio con mano l'umanità e l'umiltà del professor Raul Zaffaroni, di poter capire ancora meglio l'apprezzamento amplissimo che Raul ha nella sua nazione e oltre. Ho conosciuto molti dei suoi allievi, che in questa sede appunto voglio ringraziare nuovamente per l'ospitalità, e sono tutti questi motivi che mi legano profondamente al maestro Zaffaroni. Maestro, oltre che per la sua riconosciuta autorevolezza, come dicevo, anche per la sua umiltà, per il modo di confrontarsi alla pari, posso dire, con tutti, anche e soprattutto forse con gli studiosi più giovani. La sua casa, il suo studio, da dove vedo collegato ora alla sua biblioteca, un'enorme, bellissima biblioteca, circa 20.000 volumi, quasi tutti in ambito penalistico. E appunto il suo studio, la sua biblioteca sono aperti, sono un crogiolo di idee per gli studiosi che la frequentano. Lì si respira, come voglio dire, un ambiente familiare, di studio, familiare perché privo di alcun timore reverenziale nei confronti del maestro. In altre occasioni, presentando il professore Zaffaroni, ho avuto modo di richiamare alcuni autori che lo hanno
paragonato a Beccaria per l'influenza che il suo pensiero ha avuto e ha nella panellistica, in particolare dell'America Latina. E a dire il vero, ho pure ricevuto il rimbrotto di Raul, perché avrei a suo dire esagerato. Ma io, in effetti, mi sono limitato a ripertare il pensiero di altri autorevoli giuristi. In altre occasioni ho parlato della sua esperienza come giudice, perché appunto ha una lunga esperienza in Argentina e anche fuori dall'Argentina come giudice, e anche in particolare nel periodo della dittatura in Argentina. Questo l'ho fatto per spiegare come il suo pensiero, la sua opera, sono per forza di cose, immagino, condizionate fortemente da questa esperienza vissuta in quel particolare momento, in quel particolare contesto storico. Quindi il suo modo di pensare può essere compreso, secondo me, appieno solo se ci si mette nell'ottica del suo vissuto reale. Non posso ovviamente ripetere queste cose o altro, e mi devo frenare, che a differenza di altre occasioni del genere dove mi sono preso un po' di tempo, questa sera non lo voglio e non lo posso fare. Il tema della lezione, del resto, come avrebbe detto Dante, fa tremare le vene e i polsi. Naturalmente non posso dire nulla su questo, se non per esempio richiamare alcune idee di Zaffaro, forse per far capire meglio perché viene paragonato a Beccaria. Solo alcuni principi che in qualche modo possiamo evincere dalle sue opere, per esempio il principio di buona fede e propria. Secondo il professore Zaffaroni, la formulazione di qualsiasi diritto sancito dalla legge deve essere interpretata come limite alla criminalizzazione e mai come un pretesto o una giustificazione per la criminalizzazione. Un diritto non può mai essere usato in modo perverso per limitare o eliminare la validità di altri. La funzione della tutela penale dei beni giuridici non può giustificare una lesione del principio di umanità. E che cos'è per Zaffaroni il principio di umanità? È quel principio secondo cui nessun esercizio del potere punitivo è tollerabile quando comporta una crudeltà. In questi casi le pene non solo devono essere rifiutate in astratto, ma anche in concreto, quando la crudeltà può derivare da un'applicazione concreta, reale della pena, come quando, a causa di particolari situazioni, di particolari circostanze, vi è una grande sproporzione tra la pena e la colpevolezza. Per esempio, quando la persona ha subito una cosiddetta pena naturale, ossia quando il reato ha avuto come effetto una grave conseguenza per l'autore stesso del fatto, o per un familiare, per una persona cara, per un parente stretto. In ciò credo che Raul sia anche agevolato da una particolare codificazione che esiste in Argentina e in altri paesi dell'America Latina. Per il professore Zaffaroni, ad esempio, viola il principio di umanità punire l'autore di un omicidio colposo della moglie o dei figli. Sapete che di poco tempo fa, credo circa un mesetto, la questione di legittimità sollevata innanzi alla nostra Corte Costituzionale per un caso del tutto simile, così è proprio di pochi giorni fa, purtroppo, un altro caso del genere in Italia. Così, e concludo, mi viene in mente un altro principio invocato dal professore Zaffaroni, quello della superiorità etica dello Stato. Secondo Zaffaroni, lo Stato di diritto, a differenza dello Stato di polizia, ha la pretesa, l'aspirazione alla superiorità etica.
che impedisce di esercitare il potere punitivo con un comportamento analogo a quello criminale. Sembrerebbe una cosa pressoché scontata. Lo stato di polizia è uno stato eticamente degradato e quindi in ultima analisi è uno stato criminale che perde il diritto di esigere dai suoi cittadini un comportamento rispettoso della legge. E probabilmente questo principio che ho letto in alcuni libri del professore Zaffaroni, proprio qualche giorno fa, questo della superiorità etica dello Stato. In particolare in seduta di laurea qui all'Università della Calabria, uno studente ha affermato che di fronte a fatti gravi come quelli di mafia non può pretendersi dallo Stato un comportamento diverso, nel senso di superiore, di diciamo migliore da quello della stessa criminalità. Quindi lo Stato dovrebbe avere altrettante crudeltà, potremmo dire. Credo che il pensiero da questo punto di vista conservi intatta la sua attualità. Prima di concludere, voglio ringraziare nuovamente Raul per aver accettato, per farci questo onore, e dunque passo la parola a lui e vi ringrazio per prendere parte a questa discussione. Prego. Prego, Raul. Bene. Tantissime grazie, carissimo Mario, è un piacere, è un enorme onore tornare a parlare anche se a distanza, e tornare un'altra volta in Calabria e in questa università. E dopo la tua generosissima presentazione, non so, credo che quello che potrebbe fare meglio per non distruggere dell'illusione sarebbe andare via, no? Perché qualsiasi cosa che possa dire non è all'altezza di questa presentazione. È un grande onore, un grande piacere, condividi questo incontro col carissimo Antonio Cavalieri, è un onore col dottore Murgano, è un vero gusto. Vogliamo parlare oggi, in questa sera, su un tema che mi preoccupa da tempo, il tema dell'oggetto, dello scopo del diritto penale. Ma l'espressione diritto penale ha diversi sensi. Con esso mi riferisco particolarmente, in questo caso, alla scienza o conoscenza del diritto penale. Non so se la nostra conoscenza è una scienza o non è una scienza, questo alla fine non ha molta importanza, perché sempre se qualcosa è scienza o non scienza è il risultato di un atto di autorità accademica. Ma cosa facciamo noi, gli accademici? C'è un uso dell'espressione diritto penale che lo confonde con il potere punitivo, che è qualcosa di diverso. Certamente non abbiamo elaborato un sapere meramente logico. Il nostro sapere, la nostra scienza, non è un'arte per l'arte, non è un'arte per l'arte. E non è perché Il nostro lavoro ha un senso pratico, in definitiva. Lo diciamo o non lo diciamo, ma aspiriamo che sia ricettato dalla giurisprudenza, cioè dai giudici. Ricettato dai giudici per convertirlo in sentenze. E le sentenze sono atti politici, non partidisti, naturalmente. Sì, certo, ma politici nel senso di governo della polis. Perciò proiettiamo atti di governo
atti che provengono da un ramo del potere pubblico dello Stato. Particolare potere pubblico, sì, ma è potere pubblico dello Stato. E in generale la dottrina giuridica giustifica la pena, cioè l'esercizio del potere punitivo formale, in termini più o meno razionali, ma allo stesso tempo lo fa per deslegittimare anche ogni esercizio di quel potere che non sia razionale. Il potere punitivo in realtà è esercitato dalle agenzie esecutive, cioè dalla polizia in senso ampio. Ma mi chiedo che cosa facciamo noi all'Accademia quando costruiamo i nostri sistemi di interpretazione delle leggi penali. Quando guardiamo da vicino come funziona il potere punitivo, ci rendiamo conto che non siamo i giudici a esercitarlo. Non saliamo in strada a cercare possibili delinquenti. Non selezioniamo noi le persone su cui cadrà la criminalizzazione secondaria. Nella stragrande maggioranza dei casi sono le agenzie esecutive responsabili di questa selezione. Ma questa è un'osservazione comune. E davanti a questa osservazione comune mi chiedo da tempo che cosa fanno in realtà i giudici e noi aspiriamo a proiettare. Che cosa aspiriamo a proiettare che i giudici fanno? Seguendo l'osservazione che chiunque può fare, vedo che i giudici esercitano un potere di filtro. La criminalizzazione secondaria incomincia, sociologicamente parlando, con l'intervento della polizia e con l'eventuale privazione della libertà della persona. E la funzione giudiziaria consiste nel condurla avanti o nel fermarla. Il giudice decide se questa criminalizzazione secondaria va avanti o si ferma. Cioè, gli operatori giudiziari operano come sistema di filtro, lasciando avanzare la criminalizzazione nei casi in cui ha maggiore razionalità o fermandola nei restanti. Per così dire, si tratta di qualcosa come una sorta di semaforo giuridico. Ci sono casi in cui opera la luce verde che ferma il processo di criminalizzazione, un soggetto che ha battuto la moglie, ha ammazzato il vicino. Ci sono altri in cui funziona la luce rossa, il processo si ferma, questa è una sciocchezza, non ha senso. E altri nei quali funzioni la luce gialla e si aspetta fino a chiarire ciò che è accaduto. Luce verde, luce rossa, luce gialla. Questo è il semaforo giudiziario. Secondo questa descrizione, la funzione che dovremmo cercare di soddisfare al meglio, da noi, all'Accademia, sarebbe quella di proiettare il buon funzionamento, il miglior funzionamento possibile del semaforo giudiziario. E che cosa dobbiamo legittimare, giustificare, che potere dobbiamo giustificare per svolgere questa funzione? Il potere punitivo o il potere riduttivo e di controllo giuridico dei giudici?
dato che i giudici non esercitano il potere punitivo, ma solo lo contengono, filtrano, è ovvio che la prima cosa che dovremmo legittimare è questo potere di controllo giuridico. Tuttavia si chiede secondo quale criterio, con quale criterio il giudice sceglie la luce verde, la luce rossa, la luce gialla. E per questo, fino a questo momento, la dottrina giuridica non trova modo migliore che legittimare una parte del potere punitivo. Legittimiamo una parte del potere punitivo per dislegittimare il resto e quindi segnalare ai giudici un criterio di contenimento. E a questo fine si sostengono le diverse cosiddette teorie della pena. Quelle teorie che furono classificate da Anton Bauer, dal vecchio Anton Bauer, 200 anni fa. Ogni teorico prende da quell'esposizione del Bauer, sceglie una teoria della pena e su questa base costruisce il suo sistema. Ma altri scelgono altri e diverse le mescolano anche. Tuttavia, al far questo, nessuno sembra rendersi conto che facendolo, allo stesso tempo sceglie anche una teoria dello Stato. Lo Stato etico kantiano, lo Stato razionale hegeliano, lo Stato terapeutico della prevenzione speciale, lo Stato moralizzante krausista del miglioramento della Besserungstheorie, eccetera. No, non sembra che ci rendiamo conto che con questo sceglieremo anche un'antropologia filosofica, kantiana, hegeliana, biologica, panenteista, eccetera. E in questo modo discutiamo come problemi penali i problemi più difficili della scienza politica e della filosofia. E nella maggior parte dei casi lo facciamo con una superficialità che sconcerta, che facciamo una mescolanza di tutto, a volte in una inestricabile argomentazione. Alluciniamo funzioni della pena che solo eventualmente vengono soddisfatti in modelli di stati che anche non esistono. Concediamo così al senso comune una supposta funzione dissuasiva, che è comune a tutto il diritto, sì, ma che nel penale può funzionare solo nei casi di infrazioni minori, nei crimini più spaventosi, più patologici. È assurdo immaginare che il soggetto consulterà il codice penale come se fosse una lista di prezzi, per vedere se avrà 5 anni di pena in più o in meno. Il soggetto che ammazza la moglie, ammazza i figli, ma questo è assurdo. E pensare in termini di homo economicus del neoliberalismo. In realtà non sappiamo quali sono le funzioni della pena, perché sono così tante che nemmeno i sociologi più saggi lo sanno. È innegabile che nell'abilitazione formale di pena non è la stessa funzione in un reato cambiario, fiscale, nello stupro di una donna.
Inoltre, è possibile che la pena faccia alterare il prezzo degli immobili di un quartiere, fa desidere la preferenza di un modello di macchina, fa aumentare o abbassare la prima di un'assicurazione, scoraggiare un istituto di istruzione, eccetera. Il potere punitivo è estremamente, estremamente multifunzionale. Allora, penso che è arrivato il momento di chiederci se non è meglio smettere di legittimare la pena e legittimare soltanto il potere giuridico dei giudici sulla base di dati della realtà sociale. Attenti che non sto proponendo alcun diritto naturale, supralegale e tanto meno. No. La vecchia discussione tra diritto naturale e positivismo giuridico, non nego che ha la sua importanza nella filosofia del diritto, ma ha perso gran parte della sua importanza pratica. Perché oggi i principi del vecchio diritto naturale, aristotelico, tomista, liberale, qualsiasi sia, sono oggi nelle leggi positive di massima gerarchia, nelle costituzioni, negli trattati internazionali, fanno parte del diritto positivo. Tuttavia, da sempre, e in particolare da Kelsen, sappiamo che la validità è una cosa, l'efficacia della norma è un'altra. Il rispetto della dignità della persona, il riconoscimento della sua condizione di ente con coscienza morale, i principi di uguaglianza, di legalità, di colpevolezza, in definitiva tutti quei principi che fanno la razionalità repubblicana sono oggi nella legge. E parlo di razionalità repubblicana perché il principio repubblicano di governo importa la razionalità degli atti di governo. Nessuno in una repubblica può dire faccio questo perché mi piace. No, deve spiegarlo. Gli atti di governo devono essere razionali, comprensibili. Di che cosa si tratta dunque? Si tratta di prendere coscienza che il potere punitivo è selettivo, che si riparte in realtà secondo la vulnerabilità, che cattura i più torpidi, che è orientato da stereotipi, che tutto questo è strutturale, senza pregiudizio delle diverse modalità e intensità che rispondono ai folclori locali di ogni società. Andiamo in carcere, cosa vediamo nella prigione? Poi in Europa guardate una sopra rappresentazione degli extracomunitari, negli Stati Uniti una sopra rappresentazione degli africani, degli afroamericani, da noi una sopra rappresentazione in America, nella nostra America Latina, di ricchi in melanina. Sì, è così. È così perché deve essere così, non c'è un altro, perché la programmazione della criminalità, la programmazione nella legge è così enorme che non so, quasi tutti dovremmo finire in prigione se fosse meccanicamente applicabile questo. La capacità di criminalizzazione secondaria è limitata. Allora le burocrazie fanno quello che è più facile, prendere i più deboli, prendere quello che rispondono allo stereotipo e prendere quelli che fanno le cose più grossolane. Questo è un risultato strutturale.
Non faccio le teorizzazioni sopra la lotta di classe, la società, no, è così perché la struttura del potere punitivo, dell'esercizio di potere punitivo è così. E non si tratta quindi di cadere nell'onnipotenza di eliminare il potere punitivo, quell'onnipotenza dell'abolizionismo. L'abolizionismo richiede un cambiamento civilizzatorio che non faremmo mai dalla dogmatica penale. Qui dobbiamo distinguere chiaramente i ruoli. Sì, una cosa è il ruolo di penalista, una cosa è il ruolo di teorico, una cosa è il ruolo di proiettare quello che devono fare i giudici in questa società, in questo stato di diritto, in questo momento, in questa realtà. Un'altra cosa è il ruolo di cittadino. Sono libero di andare all'angolo e proiettare nell'angolo, lottare democraticamente per la società azzurra, rossa, verde, qualsiasi. Sì, ma questo è il ruolo di cittadino. Ma per fare quel ruolo di cittadino, per svolgere quel ruolo di cittadino, devo prima fermare il potere punitivo, che mi lascia lo spazio sociale per svolgere quel ruolo. Non posso cadere nell'onnipotenza di cambiare tutto dal diritto penale. Questo è assurdo. È assurdo, è onnipotenza, è una mancanza di maturità, è un segno di proprio dei bambini, degli adolescenti. Quello che si tratta è di promuovere l'efficacia delle leggi costituzionali e internazionali vigenti verso un maggiore avvicinamento dell'essere al dover essere normativo. Ma dove sono i parametri di contenimento giudiziario? Sono nello stesso diritto positivo, sono nella Costituzione, sono nei trattati internazionali, sono nel Patto internazionale di diritti civili e politici, sono nella Convenzione di Roma, sono nella Convenzione americana dei diritti umani. Ma per questo è necessario che la dogmatica giuridica consenta l'incorporazione dei dati sulla realtà del potere punitivo in ogni società. Questo è il problema. Non mi scappa che l'attuale giro della dogmatica penale va in senso proprio opposto. Senso opposto. Il neocantismo esclude ciò che il valore non incorpora. Il neo-hegelianismo o retro-hegelianismo, che dicono alcuni, dice che il sistema politico è precedente e indipendente dal diritto penale. I vari tentativi di risolvere la teoria del delitto come un puzzle logico senza bussola cadono in un solipsismo che complica il linguaggio, ma al punto di renderci incomprensibili. A volte non sappiamo nella dogmatica di che cosa parliamo, perché mutano i concetti, basicamente. Vediamo un po'. Da Robert Merton, che è stato un sociologo classico americano, sappiamo che ci sono funzioni proclamate nelle istituzioni e altre che sono latenti o reali. Sono istituzioni, hanno funzioni che si declarano così, ma altre sono quelli che l'istituzione compiono nella società, nella realtà. Se noi lasciamo fuori dalla dottrina i dati di realtà, ci rimaniamo unicamente con quelli proclamati o manifestati, manifiesti e in questo modo possiamo legittimare qualsiasi atrocità. Questo di lasciare fuori le funzioni reali
e autoritarismo. Questo è non mettere, è il mandato di non mettere in dubbio la funzione che il dittatore proclama, anche se nella realtà sociale sia un'altra funzione, è veramente aberrante. Non inutile è stata la posizione in questo senso in Italia dei penalisti del fascismo. Non lo dimentichiamo. Questa posizione secondo la quale non posso mettere nessuna considerazione che non abbia prima preso il legislatore è un atto di autoritarismo. Mi chiude la possibilità di giudicare la costituzionalità o la convenzionalità di una norma secondo le reali funzioni nella società. Il dittatore può mettere qualsiasi oggettivo giustificato, umano, eccetera, e in realtà la funzione essere un'altra aberrante. E io non posso, come giudice, non potrebbe dire niente, perché la finalità proclamata è umana. Ci troviamo davanti alla necessità di tornare al più elementare realismo per promuovere semplicemente l'efficacia delle leggi costituzionali internazionali. Forse in Europa non si percepisce con la stessa urgenza che ci stanno, che abbiamo nella nostra America Latina. Guardate un po', in questo momento nell'America Latina si stanno eseguendo in carceri degradate a campi di concentramento pene illecite. Abbiamo più del 50% dei nostri presidiari non condannati in prigione preventiva. La prigione preventiva è la pena più diffusa nella nostra America. E i nostri carceri sono soprapopolati, non 10, 15, 20%, ma 200-300%. Abbiamo dei cosiddetti botines, dove ammazzano decine e a volte centinaia di persone. Negli ultimi mesi dell'anno scorso, nell'Ecuador, sono stati 600 persone assassinati nei carceri. Questi sono pene proibite dalle nostre costituzioni e da tutti gli strumenti di diritto internazionale sottoscritti dai nostri stati. E così in realtà devo dire che i nostri giudici sono costretti ad essere autori mediati di pene disumane, crudeli e degradanti, e persino di torture e in alcuni casi di omicidio. Potrei dire che non sono colpevole, non posso riprovare perché si trovano in uno stato di necessità che toglie la colpevolezza. Questo è un assurdo. Dire che abbiamo giudici che sono autori di azioni tipici, antigiuridici, ma non colpevoli. Questa è la nostra realtà. So che dire che dobbiamo lasciare di giustificare
potere punitivo, la pena. E passare a giustificare soltanto la funzione di controllo, di limitazione dei giudici? So che questo implica qualcosa contro il senso comune. Ma pensiamo che ogni progresso scientifico sempre sia stato contrario al senso comune. Che la Terra è rotonda, che ruota attorno al Sole, che gira sul suo asse. Tutto ciò è stato contrario al senso comune, come è rotonda se la vediamo piana. Come la Terra ruota attorno al Sole se io vedo il Sole che passa, che gira sull'asse se sono sempre nello stesso posto. Sempre. Sempre il progresso scientifico è andato contro il senso comune. Sì, è veramente contrario anche alla dottrina tradizionale. Eh sì. Ma non so perché, proprio quando dobbiamo difendere il nostro sapere giuridico di fronte a attacchi, a critici, ci ricordiamo immediatamente a Beccaria, a Sonnenfels, ai Verri, Filangieri, a Feuerbach, cioè a tutti coloro che hanno proposto di limitare il potere punitivo. Sì. Io non conosco nessun istituto di diritto penale che porti il nome di Sprenger e Kramer, dei demonologi o di Torquemada. Non c'è l'istituto Torquemada di diritto penale nel mondo, no. Ricordiamo gli altri sempre, no? Quello che hanno limitato. E è ovvio che se finora crediamo che i nostri libri servano a esercitare il potere punitivo come ognuno di noi immaginiamo, è vero che passare a considerare che possiamo solo programmare il contenimento del potere punitivo richiede un gesto di umiltà. E credo veramente che in questo senso soffriamo un'onnipotenza che, torno a dirlo, non è un buon segno di maturità. Un gesto di umiltà nel penalismo sarebbe più o meno analogo a quello degli internazionalisti. Internazionalisti che si sono stancati di scrivere sulla guerra giusta per delegittimare quella ingiusta. E lo hanno fatto finché si sono accorti che la guerra la fa quello che è il potere, senza leggere i libri, prima i libri degli internazionalisti. E lì ebbero il gesto di umiltà. Abbandonarono le discussioni precedenti e istituirono il diritto internazionale umanitario. Non posso fare sparire la guerra, ma posso cercare di evitare le cose più sanguinose, più crudeli della guerra. E posso creare la Croce Rossa. Fin dal 1880, un visionario brasiliano, un giurista penalista brasiliano dal nord-est del Brasile, Tobias Barreto, ci aveva avvertito che la guerra e la punizione sono due fatti politici. E ancora oggi, veramente, sì, la guerra e la punizione, fatti politici, guerra e politica. Ancora oggi non sappiamo se abbia ragione Clausewitz o Foucault, cioè quale sia la continuazione di quale, se la guerra o la politica. La
politica è la continuazione della guerra per altri mezzi o la guerra è la continuazione della politica per altri mezzi? Non lo sappiamo, c'è una discussione. Ma c'è un collegamento tra i due fenomeni, senz'altro. E questo lo ha detto brevemente Tobias Barreto anni prima della convenzione dell'AIA, non esisteva il diritto di Ginevra, no? Noi non abbiamo ancora l'umiltà degli internazionalisti. Questo forse anche perché ancora non siamo del tutto consapevoli dell'importanza del contenimento giuridico del potere punitivo. Non abbiamo imparato la lezione. Non abbiamo ancora l'umiltà degli internazionalisti perché non siamo coscienti della dimensione fondamentale, basica, per la nostra vita, per la vita dell'umanità, del contenimento giuridico del potere punitivo. È vero, che non sappiamo quale sia la funzione della punizione perché ci sono parecchie funzioni, sì, ma sappiamo, e questo è verificabile, che se il potere punitivo esercitato dalle agenzie esecutive non è contenuto, si espande e allora si verifica il genocidio. Come dimostrano tutte le esperienze genocidarie del secolo scorso. Die heimische Staatspolizei, la polizia, la Gestapo, la polizia. SS, una polizia, la KGB, una polizia, gli armeni sono stati ammazzati dai presidiari soldi per ammazzarli sulla via, sempre il potere punitivo ha mezzo, quello spazio, quell'ultimo dell'Africa, è verificabile. Contenere il potere punitivo e prevenzione del genocidio. Questo è dimostrato da tutte le esperienze genocidarie del secolo scorso. Credo che il ritorno al realismo nella dommatica giuridico-penale ci viene imposto. Per ragioni di umanità, per l'importanza, per il principio repubblicano, per la razionalità del diritto, per salvare lo Stato di diritto, per salvare la democrazia, ma anche per salvare la dommatica penale in questo momento difficile del mondo. Questa dommatica di continuare di spalle alla realtà, di continuare capace di legittimare la più paradossale negazione dei più elementari principi costituzionali internazionali, questa dommatica che chiude gli occhi davanti ai carceri che diventano campi di concentramento, questa dommatica che chiudi gli occhi davanti a pene di privazione di libertà che sono omicidi per sorteo. Questa dommatica deve continuare così, si avvicina a un forse troppo lontano antecedente, ma non è troppo lontano nella storia dell'umanità. Si avvicina quella dommatica giuridica dei tempi dei pratici, quella dommatica giuridica che il Carrara ha stigmatizzato come una scienza schifosa. Questa è un'altra ragione. Abbiamo di fronte a noi un grande imprendimento umanitario, anche per salvare
una civiltà. Una civiltà che ci parla di repubblica, ci parla di razionalità, ma anche per salvare la nostra povera scienza. Tantissime grazie. Grazie, grazie Raul della bella lezione in ogni senso e nella maniera più ampia, anche e soprattutto come lezione di vita, credo. E hai parlato di pene illecite, tra le tante altre cose, ricordando la situazione dell'America Latina. Non voglio equiparare la situazione dell'America Latina a quella europea, a quella italiana in particolare, perché certamente sono distanti le realtà, ma anche noi qui abbiamo problemi di questa natura, forse sicuramente in proporzioni differenti, ma anche noi qua in genere in Italia abbiamo circa un terzo dei detenuti che è in attesa di giudizio, comunque non definitivo. Abbiamo delle forme di pene illecite, parecchie volte ci sono centinaia e centinaia, credo migliaia di persone che hanno già maturato i requisiti per la scarcerazione, ma aspettano mesi ancora in detenzione in attesa che un giudice si pronunci sulla maturazione. E quindi questa è una forma, sarà diversa da quella dell'America Latina, ma è una forma di pena illecita, tant'è vero che e poi lo Stato italiano è anche costretto ad indennizzare queste persone per il periodo di ingiusta detenzione. Naturalmente non voglio e non posso dire altro, e passerei la parola, se è d'accordo, al professore Cavaliere, che certamente non è di quella dommatica che chiude gli occhi, anzi ce li ha ben aperti, è fortemente critico, non è, diciamo, della pratica, ma è un teorico che contribuisce molto in Italia a fare aprire gli occhi non solo ai pratici, ma anche agli altri teorici, diciamo. Prego Antonio. Grazie Mario, grazie per l'invito innanzitutto, sono veramente onoratissimo e sono felice di aver rivisto, anche se a distanza, di ascoltare il maestro Raul. Tutto quello che Mario Catenini ha detto all'inizio presentando il professor Eugenio Raul Zaffaroni è vero, però che poi faccia i complimenti anche a me Mario, questo è un po' veramente eccessivo, quindi ti ringrazio. Ma io sono un modestissimo penalista, non così ascoltato neanche nel mio condominio, quindi figuriamoci. E purtroppo è effettivamente la situazione, se posso esprimermi così, la situazione del sistema penale italiano e anche della stessa dottrina penalistica italiana è una situazione molto difficile. Coloro che cercano di sostenere le ragioni di un diritto penale minimo e di una critica al sistema penale vigente, una critica radicale, e sono in netta minoranza, una minoranza abbastanza in difficoltà. E alla luce di questa situazione, che ovviamente, insomma, dati i limiti temporali del mio intervento, posso approfondire, viene spontaneo, insomma, condividere il discorso critico di Eugenio Zaffaroni,
Indubbiamente ci troviamo di fronte a un esercizio del potere punitivo che dal punto di vista strutturale presenta forti analogie con la situazione descritta da Raoul pensando ai sistemi latinoamericani. Io credo che sia più una questione di gradi, cioè di quantità, che di qualità. Credo che i fenomeni strutturalmente siano quelli, seppure con gradi differenti di violenza dei sistemi penali. E con anche una corrispondenza tra le situazioni politiche, economiche, sociali dei diversi paesi, che certo sono molto diverse, ma credo assolutamente alla validità delle considerazioni che faceva Raoul Zaffaroni sul rapporto tra sistemi punitivi e sistemi sociali e orientamenti politici generali. Il dominio del neoliberismo nelle economie cosiddette occidentali ha provocato delle chiare ripercussioni sui sistemi punitivi. Diciamo che questo fenomeno è stato illustrato come passaggio dallo stato sociale allo stato penale, quindi l'abbandono dello stato sociale in favore di un'unica sicurezza, la sicurezza della pena. E quindi sono convinto, sicurezza della pena ovviamente come illusione repressiva, non sto giustificando, sto criticando. Si trova molta difficoltà a legittimare i sistemi penali odierni e è preziosa quella distinzione che ha fatto Raul all'inizio tra potere punitivo e diritto penale e scienza del diritto penale. Ora, di questo esercizio del potere punitivo, che è esercizio di violenza e di compressione di diritti fondamentali delle persone, dobbiamo essere consapevoli che però fa parte anche non solo l'esecutivo, ma anche il giudiziario, anche il potere dei pubblici ministeri, cioè dello fiscales. È un potere che non è un potere buono, è un potere che fa parte dell'esercizio del potere punitivo statuale. I processi di selettività che sono noti alla criminologia critica sono processi di cui fa parte in misura molto rilevante il pubblico ministero nella fase, per esempio, delle indagini preliminari. Se solo pensiamo che nel nostro sistema la prescrizione dei procedimenti penali opera per il 50% nella fase di cui è dominus il pubblico ministero, abbiamo la prova che è il pubblico ministero che fa selezione. È il pubblico ministero che concorre a determinare quali sono le priorità, quindi chi viene punito e chi no. E quindi, insomma, non esiste neanche il buon pubblico ministero, o almeno non è un potere buono per definizione, e neanche il giudiziario. Anche il giudiziario fa parte dell'esercizio del potere punitivo. E anche quello va contenuto, diciamo, e ne abbiamo le prove quando ci troviamo davanti a, diciamo, sentenze che vengono poi riformate dopo 20 anni per
procedimenti penali a carico di persone che soffrono una stigmatizzazione e una prigione preventiva, una custodia cautelare per anni e poi alla fine si scopre che era tutto una persecuzione giudiziaria. Quindi, d'altra parte, esiste anche una dottrina che fa parte di quel potere punitivo, perché è proprio la schifosa scienza di cui parlava Raoul. Cioè, ci sono degli orientamenti dottrinali volti alla legittimazione dell'esistente così com'è. Anche la dottrina non è un potere buono. C'è una parte della dottrina che si orienta verso la limitazione del potere punitivo e una parte invece che è orientata alla espansione del potere punitivo e alla legittimazione del diritto penale così com'è. Cioè un diritto penale massimo. Io ricordo la polemica di decenni fa tra Marinucci e Baratta, per esempio. E beh, eravamo all'interno comunque di un fronte almeno sedicente progressista, perché Marinucci non era certamente, era un penalista di sinistra, diciamo, ecco, della sinistra ufficiale. Però, diciamo, nei confronti del discorso del diritto penale minimo, ci fu una polemica feroce contro Baratta, come contro Ferraioli, contro appunto l'idea di limitare il potere punitivo. Sono d'accordo, noi dobbiamo cercare nella nostra piccolo spazio di discorso di limitazione del potere di limitare di orientare la giurisprudenza, ma dobbiamo cercare anche di parlare con il legislatore. Perché purtroppo è il legislatore che programma l'esercizio del potere punitivo, è il legislatore che pone sempre nuove norme, è il legislatore che introduce nuove circostanze aggravanti, introduce il carcere duro, introduce, può decidere delle dimensioni del ricorso alla prigione preventiva. Cioè, non possiamo fare un discorso soltanto con il giudiziario, ma dobbiamo anche parlare con il legislatore. Questo è quello che la dottrina penalistica si è proposta da sempre. Beccaria non voleva orientare i giudici, Beccaria voleva parlare con il legislatore, voleva abolire la pena di morte dalla legislazione penale. E tornando a 50 anni fa, Bricola, quando scrisse quella teoria generale del reato, che è un manifesto dell'orientamento costituzionalistico in diritto penale, scriveva che deve essere compito della dottrina orientare il legislatore e cercare di proporre una riforma della legislazione penale vigente, alla stregua dei principi costituzionali. Quindi credo che il discorso vada posto con un discorso di orientamento innanzitutto del legislatore, che se rimaniamo soltanto al vincolo nei confronti del potere giudiziario, facciamo un discorso un po', a mio parere, un po' limitato, ecco. Discorso limitante, cioè di limiti al potere punitivo, però credo che sia necessariamente anche un discorso, e lo ha detto Raoul, cioè noi cerchiamo di distinguere un potere legittimo e un potere illegittimo, di dire quando è ragionevole e quando non è ragionevole, quando è conforme ai principi e quando non lo è. Allora, per quanto riguarda, distinguerei qui, insomma, teoria delle fonti, teoria del reato e teoria della pena. Rispetto alla teoria delle fonti, noi dobbiamo stare fermi al principio di legalità, no? Beccaria, Feuerbach. Sulla teoria del reato, dobbiamo cercare, appunto, era molto bella quell'immagine che usava Raoul nei suoi scritti, per cui diceva il giudice può cercare di limitare attraverso i livelli della teoria del reato finché può l'esercizio del potere, no? Tipicità, antigiudicità, colpevolezza o vulnerabilità o responsabilità sono tutte categorie che servono a cercare di
limitare l'esercizio del potere punitivo statuale, no? Ma questo passa anche per vincolare il legislatore, cioè introdurre una causa di giustificazione è un limite al potere punitivo. Introdurre la scusabilità dell'ignoranza della legge penale con una legge che, come è avvenuto in Germania con il paragrafo 17, ma noi abbiamo ancora l'articolo 5 del codice penale, per cui ignoranza della legge non scusa, e solo in maniera molto limitata viene riconosciuto nella prassi una rilevanza scusante della ignoranza o dell'errore sulla legge penale. Invece dovremmo avere una norma di legge. Ecco che la dottrina deve anche dire al legislatore: devi limitare per legge il potere punitivo nella teoria del reato. E infine, funzione della pena. Qui forse, diciamo, è questione di intendersi, nel senso che noi che Roxin, Moccia, quindi i miei maestri, insomma, pensano che la pena possa utilmente raggiungere uno scopo, partono però comunque dalla consapevolezza che non abbiamo qualcosa di meglio del diritto penale, ma che diciamo, la pena è un male necessario finora. Fin tanto che esiste la pena, che non possiamo eliminare, la selezione tra le possibili sanzioni penali è questa selezione deve essere guidata da determinati principi. E allora lì il principio dell'umanità, il principio della risocializzazione, con tutta la critica sull'effettiva funzionalità di una pena, può convivere, secondo me, perché l'idea di reinserimento sociale significa innanzitutto rinunciare il più possibile al carcere. E nei sistemi come quello tedesco, in cui si partiva dall'idea di reinserimento, partire da quell'idea ha significato dire il carcere deve essere l'estrema ratio. Bisogna avere pene diverse dal carcere come pene principali. Noi in Italia invece soffriamo ancora adesso, noi abbiamo avuto una riforma Cartabia, che è l'ultima di una serie di riforme che sono durate 50 anni, in cui si è detto diamo al giudice il potere di sostituire il carcere, di sostituirlo, di sospendere, sospensione del processo con messa alla prova, sospensione condizionale, pene sostitutive, misure alternative, ma sempre tutto rimesso al giudice. In altri sistemi, come quello tedesco, si è detto invece no, noi dobbiamo avere pene diverse dalla pena detentiva. In Germania l'80% delle pene sono pecuniarie. E neanche va bene, possiamo prevedere delle pene principali che sono il probation, l'affidamento in prova ad un servizio sociale come pena principale, l'affidamento al servizio sociale come pena principale, in libertà, cioè non in un carcere. L'orientamento al reinserimento sociale, secondo me, significa innanzitutto questo: costruire un sistema sanzionatorio dove il carcere sia veramente l'estrema ratio. E quindi se invece diciamo no, vabbè, ma la pena non ha alcuna possibile giustificazione, la risposta rischia di essere lasciamo il sistema sanzionatorio che c'è, di cui non sappiamo che cosa serve, ma è un fatto di potere, non lo possiamo eliminare. Invece orientare teleologicamente, funzionalmente, il sistema ha un'idea di reinserimento, per me può significare
cercare la minor desocializzazione possibile, cercare quante più pene diverse da quella detentiva e comunque anche all'interno di un carcere, l'idea di pena cambia molto, perché se l'idea di carcere è quella del reinserimento sociale, io in quel carcere avrò possibilità di lavorare, avrò possibilità di studiare, dovrò avere delle carceri degne di un essere umano, quindi dovrò eliminare il sovraffollamento. Se io parto dall'idea di tutela della persona anche nel carcere e di suo reinserimento, dovrò costruire un sistema penitenziario conforme a questo scopo. E allora va bene dire cerchiamo di abolire il carcere, cerchiamo di avere quanto meno carcere possibile, ma proprio perché vogliamo reinserire socialmente l'autore di un reato. E quando non siamo riusciti a trovare qualcosa di meglio del carcere, allora quel carcere va costruito in termini più umani possibili e più compatibili possibili con la risocializzazione. Ecco, questo è il mio modestissimo punto di vista, ma purtroppo non è questo il trend dominante, perché il trend dominante è il carcere duro, è far marcire le persone in galera, è il sovraffollamento. Bene, diciamo rispetto a questo noi dobbiamo porci però l'idea, l'obiettivo di cambiare le cose. Non possiamo dire semplicemente questo non ha senso, non ci posso fare niente. Dobbiamo dire noi vogliamo meno carcere possibile e comunque laddove ci vuole carcere, un carcere diverso. Grazie. Dammi, grazie. Grazie Antonio. Allora, magari passerei la parola all'avvocato Valerio Murgano, che è il presidente della Camera Penale di Catanzaro. Prego, prego, così poi magari facciamo concludere il professor Zaffaroni. Vedo anche il collegato il professore Moccia, se poi ci vuole onorare della sua parola. Prego, avvocato Murgano. Non si sente. Ecco, adesso mi sentite? Sì, grazie. Ti stavo ringraziando, Mario. Ringraziamo te, l'Istituto di Studi Alimena, l'Università della Calabria, l'Università Federico II di Napoli. E ho il piacere di porgere anche il saluto come Presidente della Camera Penale e anche come Direttore della Fondazione Scuola Conenza. Ti ringrazio per la grandissima opportunità, ovviamente stare al cospetto del Presidente della Parola per me è un onore immenso. Ho il piacere di conoscere anche Antonio Cavaliere, il professore, che ho più volte avuto modo di apprezzare. E poi ho visto che ci è collegato il professore Moccia, con cui mi hai dato anche in quell'occasione l'onore e il piacere di potermi confrontare in uno dei nostri incontri che tu hai patrocinato. Io darò brevemente, perché il professore Zaffaroni ha fatto veramente una lezione incredibile, ha aperto tantissime feedback nella mia testa e cercherò di dare il mio piccolo contributo da operatore del diritto, da avvocato, naturalmente. E è un punto di vista, professore, sicuramente compagente al suo, ma un po' diverso da operatore quotidiano per l'appunto di giustizia. Dicevo, tantissime cose sono state dette sulla storia e la genesi del diritto penale. Noi però parliamo da una terra difficile, professore, una terra molto difficile, in cui in questo momento rappresenta una vera e propria terra sperimentale di diritto penale del nemico, un po' l'antitesi di quel diritto penale di cui parlava il professore Gatterini in esordio, tra l'altro citandola, come quindi del diritto penale come scienza del limite alla potestà punitiva dello Stato. Ragione per la quale, per esempio, mi viene subito da coniugare quello che è il dibattito anche in relazione alla percezione degli effetti che il diritto penale concreto ha rispetto, per esempio, all'esercizio del diritto di difesa, che in questo momento, in questa terra, per esempio, è fortemente osteggiato.
e che la dice lunga su quello che è il diritto penale di scopo che è incarnato soprattutto nella terra di Calabria, perché se già l'ordinamento penale italiano, a me piace parlare di sistema penale, poi dirò brevemente anche perché, ho visto che anche il professore Cavaliere ha citato il lemma e il sintagma di sistema penale, perché noi ci troviamo ad affrontare non solo la pena in senso stretto come fattispecie concreta di reato, ma oggi ci troviamo di fronte a un sistema dove la penalità, la teatralità della penalità ha a che fare con altri istituti. Anche volendo citare quelli che sono i criteri che la Corte Edu ci ha insegnato con la sentenza Hegel in poi, quindi dalla nota sentenza dei Paesi Bassi contro Italia, ci troviamo di fronte a un sistema sanzionatorio che prevede penalità che va ben al di là della tipica istruttoria dibattimentale del processo in senso stretto. Mi riferisco al terribile strumento delle misure di prevenzione, mi riferisco al terribile strumento delle misure interdittive antimafia, che dislocate fuori dal campo della penalità vengono tirate fuori anche da tutto il campo delle garanzie che il diritto penale per l'appunto dovrebbe teoricamente, in quel dover essere di cui parlava lei prima, di derivazione costituzionale e convenzionale, poi nella pratica invece ci troviamo quindi di fronte a un sistema gravemente sanzionatorio sulla libertà e soprattutto sui patrimoni dei cittadini che vengono obliterati sulla base di un sistema repressivo che non offre alcun tipo di garanzia. E per quello ci avvertiva già Norberto Bobbio agli albori di questo secolo, no? Quando parlava del divario tra ciò che il diritto è e ciò che invece dovrebbe essere. E quindi, le dicevo, la rappresentazione plastica di questo diritto penale del nemico, di questo diritto penale di scopo, per rimanere proprio nel tema centrale che ci è stato assegnato, fa sì che l'avvocato viene visto come correo del suo assistito, come difensore del reato e non dell'imputato, e quindi come nemico del popolo, in base proprio a quella concezione, mi si consenta, me ne assumo la responsabilità, occupandomi di politica forense, dittatoriale di somministrazione del diritto penale a cui assistiamo quotidianamente, soprattutto, ripeto, alle nostre latitudini. Il termine diritto penale è ossimorico in sé, no? O è diritto o è penale come privazione, quindi, delle libertà dei cittadini. E allora occorrerebbe aggiungere al sintagma l'aggettivazione liberale. Questa aggettivazione, ahimè, per tutta una serie di cose che stavo appunto dicendo, tra cui il modello di sistema punitivo di cui è composto oggi l'armamentario terribile dello Stato italiano in special modo, e come viene, come ci ricordava giustamente il professore Cavaliere, a proposito del potere come viene esercitato nelle locali procure della Repubblica, diventa ancora più temibile e le garanzie sono sostanzialmente annientate. E sono annientate, tra l'altro, da un sistema che, come dicevo, è composto quindi ovviamente dalla fattispecie concreta penale, ma anche se ci spostiamo sul campo processuale, c'è una contrazione delle garanzie che, al di là di quel dettato, di quella narrazione costituzionale, è poi sintetizzata in un sistema che è assolutamente contrario ai canoni del giusto processo di matrice costituzionale e prevede tutta una serie di eccezioni alla regola, professore. Cioè ormai siamo al cospetto di una narrazione che sarebbe quella che si è voluta anche con l'articolo 111 della Costituzione del 1999, che poi però nella pratica effettiva viene costellata da tutta una serie di eccezioni. Allora lei giustamente parlava di carcere. Allora al carcere, alla regola delle misure sostitutive alle pene detentive, subito l'eccezione. C'è tutta una serie di reati che diventa sempre più ampia e che fuoriescono da quel sistema alternativo alla detenzione carceraria. Lei giustamente faceva riferimento agli omicidi che avvengono nelle carceri latinoamericane. Da noi si fa prima, ci sono i suicidi, perché la privazione, la contrazione delle libertà e soprattutto della dignità umana nella carcerazione italiana fa sì che il detenuto si tolga la vita, proprio perché lo spazio di dignità che viene riconosciuto all'imputato secondo quel diritto penale di cui lei già parlato in passato, ho avuto il piacere di rivedere una sua lezione alla Federico II proprio con il professore Moccia, lei parlava di un diritto penale dell'esclusione,
È proprio quello a cui stiamo assistendo. Il diritto penale del nemico, dove, ripeto, c'è un'equiparazione anche dell'avvocato, che viene sempre più indagato dalle locali della Procura della Repubblica e spesso richiamato proprio per cercare di comprendere e capire anzitempo qual è la sua strategia difensiva per limitare al massimo gli spazi di libertà dei propri assistiti. E poi quel potere terribile di cui parlava lei, che è il potere esecutivo, cioè quello spazio lasciato alla polizia, per intenderci, che è la fase dell'esecuzione della pena. E quindi si parte da un potere che è già di per sé di polizia, che è quello delle locali procure della Repubblica, che hanno un esercito a loro disposizione e godono già, attraverso l'istituto della privazione anticipata della pena, quindi delle misure cautelari, già del potere violento e dispotico di uno Stato totalitario e non di diritto, secondo quello che dovrebbe essere il canone costituzionale e convenzionale. Ed allora la realtà che, con la quale noi quotidianamente ci confrontiamo come operatori del diritto, anche attraverso peraltro questo sistema punitivo che è sempre più incentrato sui reati di pericolo, una perdita assoluta del concetto di tassatività e prevedibilità, accessibilità alla fonte e prevedibilità della sanzione. E il processo, quindi, se proprio io dovessi indicare uno scopo del processo penale, diventa non più luogo di accertamento del fatto e della responsabilità del singolo, ma strumento di lotta e di repressione di fenomeni giustificati sempre dal fenomeno mafia, fenomeno 'ndrangheta, fenomeno terrorismo. Ed è, come si può vedere, una narrazione che contrasta con quel dover essere a cui lei però, ho capito professore, lei ci spinge a non mollare da quel punto di vista. C'è una narrazione che è quella convenzionale, costituzionale, dei trattati internazionali, a cui noi dobbiamo arroccarci in maniera sempre più forte, ma che quotidianamente vediamo come vi sia questo iato assoluto tra quel dover essere e l'applicazione concreta del diritto. Peraltro, Rawls diceva che in un sistema liberale ogni persona possiede un'inviolabilità fondata sulla giustizia, su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. E tuttavia ci troviamo invece al cospetto di un ordinamento illiberale che preferisce esporre l'accusato a tutte le conseguenze degli errori e delle inefficienze della macchina giudiziaria. Ed era quello a cui faceva riferimento prima il professore Caterini quando parlava del sistema poi delle riparazioni, per esempio, per ingiusta detenzione, o il sistema a cui faceva riferimento il professore Cavaliere quando parlava della revisione dei processi. Ebbene, nel nostro ordinamento, attraverso una giurisprudenza assolutamente creativa, anche a quello si è posto riparo, perché oramai le sentenze di riparazione per ingiusta detenzione, nonostante il numero elevatissimo di numeri e di condanne, diciamo, di risarcimento, sono sempre più limitate ed è una giurisprudenza che si inventa la responsabilità colposa dell'indagato per aver indotto il giudice in errore nella emissione di un provvedimento cautelare. Questo non è una contrazione, privazione degli spazi di libertà dove si dice il giudice non può neanche sbagliare. Se ha sbagliato è perché è stato indotto in errore da parte di chi evidentemente con il suo comportamento moralizzante, quindi un diritto penale moralizzante, che cerca di individuare la responsabilità anche dove non è sovrapponibile rispetto ad una fattispecie di reato. Insomma, siamo al cospetto certamente di fautori di un diritto penale etico-morale, che si serve peraltro di un legislatore sempre più populista e giustizialista, accrescendo il potere attraverso che cosa? La somministrazione di paura e insicurezza nella cittadinanza, perché poi il collegamento è anche con i media che diffondono questa paura e insicurezza per giustificare quella presa di potere, perché tutto, come diceva lei in altre occasioni, è economia, tutto è potere, perché questa è la realtà. Oggi noi assistiamo a dei veri e propri professionisti dell'antimafia e che gestiscono una bella fetta di potere. E in assenza di quelle politiche sociali di cui parlava il professore Cavaliere, accresce a dismisura il potere statuale. Altro che liberalismo economico,
mai come oggi lo Stato si fa padrone delle economie a costo zero, con il diritto penale, a costo zero, nessun investimento di natura sociale. E quindi lo ribadisco, inaccessibilità del precetto, imprevedibilità della sanzione, abuso delle misure cautelari, un diritto penale utilizzato come prima ratio. E vi è, e mi avvio davvero alla conclusione, questa espansione irregolare delle misure di prevenzione che rappresentano il vero pericolo. Noi si è cercati, come camere penali, di far sì che le misure di prevenzione venissero sempre più avvicinate ai meccanismi e alle garanzie del diritto penale. In realtà si è creato l'effetto opposto. Il doppio binario che caratterizza la contrazione probatoria delle misure di prevenzione sta attraendo il diritto penale. Sta succedendo l'esatto contrario. E soprattutto, ripeto, in alcune aree del paese. E allora, veramente per concludere, perché credo che l'insegnamento che lei oggi ci ha dato è anche un insegnamento tutto sommato di speranza, nel voler cogliere l'aspetto valoriale a cui lei ci richiama, anche nell'esercizio pratico, perché lei ha parlato anche di questo aspetto empirico, che ovviamente è soprattutto nelle mani dell'avvocatura come ultimo baluardo di difesa degli ultimi, degli emarginati e degli esclusi. Allora mi piace ricordare una cosa che faccio spesso, una frase di Tolstoi, il quale dice: non si può asciugare l'acqua con l'acqua, spegnere il fuoco col fuoco, così il male non si può combattere con il male. Grazie. Sì, è l'avvocato Murgano. Solo qualche piccola mia considerazione prima di magari passare la parola, che rivedo, al professore Moccia. Il presidente Murgano ha fatto riferimento naturalmente alla nostra terra, alla nostra realtà giudiziaria. Io voglio ricordare solo qualche numero che in alcuni casi è utile. I nostri giuristi non sono abituati molto ad avere a che fare con i numeri, ma le statistiche possono essere utili per restituire un quadro più preciso della situazione. Se noi mettiamo insieme i dati della condanna dello Stato italiano per ingiusta detenzione provenienti da provvedimenti delle due corti d'appello della Calabria, abbiamo una quantità che numericamente magari è minore a quelle di altre realtà come quella di Roma, la Corte d'Appello di Roma, anzi non è numericamente in assoluto inferiore, ma in termini di proporzione è 10 volte superiore. Quindi al secondo posto noi abbiamo la Corte d'Appello di Roma, in termini di proporzione praticamente un calabrese rischia 10 volte di più rispetto ad un romano di subire un provvedimento che poi viene dichiarato di ingiusta detenzione. Credo che però dobbiamo assumerci un po' le responsabilità di questa situazione. Chi può porre rimedio difficile ad una situazione di questo genere? Naturalmente l'avvocatura ha un ruolo centrale da questo punto di vista, e chi ha, diciamo, responsabilità di politiche, tra virgolette, nell'avvocatura, credo che lo faccia abbastanza bene nelle nostre realtà, però forse bisognerebbe pensare ad un modo oggi di argomentare, di fare l'avvocato, che forse molti non lo fanno più per varie considerazioni, per vari motivi, e proprio nella argomentazione, nel come porsi nei confronti della magistratura. Parecchie volte oggi noi assistiamo ad un copia e incolla di massime della giurisprudenza, almeno per quelle che sono le mie poche esperienze. Può darsi che ho una visione falsata proprio dalla pochezza della mia esperienza. Un ruolo fondamentale lo hanno i mezzi di comunicazione da questo punto di vista, come diceva l'avvocato Murgano,
che purtroppo parecchie volte per varie ragioni in qualche modo sono ancora asserviti ad un certo potere, potere giudiziario. Un ruolo poi fondamentale lo dovrebbe avere un po' l'università nel suo complesso, diciamo quella elite tra virgolette culturale che parecchie volte anche da questo punto di vista stenta a porsi in una situazione, non dico di antagonismo, ma critica nei confronti dell'esercizio parecchie volte travalicante della, del potere magistratuale anche in, in Calabria. Non è che abbiamo molte armi a disposizione e forse non le utilizziamo nella, nella maniera migliore quelle che abbiamo. Abbiamo queste possibilità, magari se avessimo la possibilità di divulgare maggiormente questi, questi dibattiti, un qualche piccolo passo avanti potremmo fare, ma non è una cosa assolutamente semplice. Credo che la differenza della Calabria rispetto ad altre regioni, rispetto ad altre realtà, è che da noi forse sono saltati ancora di più gli equilibri tra i diversi poteri locali a favore di una sola di queste, queste parti. Vedo il professore Moccia. Sì, volentieri. Io non ho ascoltato la bellissima, sono convinto, lezione di Raul, per questo io adesso l'ascolterò, visto che è registrata, e non posso far altro. Ho ascoltato Antonio Cavaliere, l'avvocato Murgano, e sono felice di averli ascoltati. Caro Raul, ti vedo benissimo, mi fa molto piacere vederti. E speriamo di vederci di persona quanto prima. Ascolterò la tua lezione e poi magari ci sentiamo tra di noi. Grazie per essere qui. Ciao. Grazie ragazzi. A lei, professore. Professore, mi consenti solo una battuta per rimanere nella metafora del professore Zapparoni, che all'inizio ci ha illuminato con la sua bellissima metafora sul semaforo. Proprio per quello che dicevi tu, professore, cioè per questo problema nella separazione dei poteri, soprattutto tra il potere delle procure della Repubblica e il giudiziario in senso stretto, e una delle battaglie dell'Unione delle Camere Penali è proprio quella della separazione delle carriere, anzi mi piacerebbe anche sul punto casomai sentire il professore cosa ne pensa. Ma per rimanere nella metafora, professore, qui da noi il semaforo è rotto. Quindi il filtro della giurisdizione rispetto a questo potere incredibile che viene esercitato da parte della Procura della Repubblica, per esempio su dei capi di incolpazione prima che poi diventano capi di imputazione, che mi creda sono difficili anche solo a leggersi, a comprendersi, e quindi si immagini in un maxi processo con 500 imputati, che è l'altra specificità a cui faceva riferimento il professore Caterini, potersi difendere da dei capi di imputazione, soprattutto nei reati associativi, che sono illeggibili. E quindi quel filtro, quel semaforo, le posso assicurare che proprio perché c'è questo anche dislivello di potere tra la giudicante e la requirente, diviene poi, per rimanere nella metafora, un semaforo, mi creda, rotto. E spesso dobbiamo attendere l'esito dell'appello, casomai della Corte di Cassazione, quando si riesce a superare il filtro dell'ammissibilità e riuscire ad avere un giudizio di legittimità che riconosca gli errori, anzi gli orrori che la magistratura fa nei gradi precedenti di giudizio. Scusami, volevo solo... Io passo la parola al professore Zaffaroni e prego di riattivare il microfono. Ecco qua. Bene. Ho ascoltato con molta attenzione il caro Antonio e il professore Murgano, ma il dottore Murgano, ma io ho parlato soltanto sulla dommatica giuridico-penale. La funzione della dommatica, sono un po' fissato con la funzione della dommatica, è vero. Non è chiaro, è chiarissimo. Se io parlassi di quelle cose che accadono con i giudiziari nell'America Latina, ma sono diventato adesso l'avvocato di tutti i presidenti deposti in carcere, esiliati,
c'è una persecuzione giudiziaria, politica, dei nostri leader popolari in tutta l'America Latina. E il Lula nel Brasile, il Rafael Correa nell'Ecuador, oggi c'è Castillo preso, ingiustamente preso, assolutamente da una dittatura nel Perù. Quello che è successo con la nostra vicepresidente della Repubblica, no, è un disastro che lo so, ma mi riferisco, questo è una lotta politica che dobbiamo fare, senz'altro, è una lotta politica contro un potere punitivo che avanza così, che va. Voi parlate di populismo. Populismo per noi è un'altra cosa, ma ad ogni modo non è populismo, è völkisch, è una cosa völkisch, che è un'altra cosa. Ma questa cosa völkisch, sì, questa concorrenza tra alcuni magistrati, i mezzi di comunicazione, questi interessi delle corporazioni transnazionali, il neoliberismo questo pazzesco che distrugge lo Stato di diritto, sì, lo so, ma dobbiamo distinguere i ruoli, sono ruoli diversi. Anche nella storia ci sono ruoli diversi. Il Beccaria era un politico criminale, sì, lo so, sì. Anche gli illuministi lo erano, sì. Dopo quei principi della politica criminale, diciamo liberali in quel momento, insomma, i principi sono stati incorporati nella dommatica giuridica. Io penso che sia il Feuerbach che lo ha fatto, ha incominciato a parlare di scienza, ha fatto la scienza giuridica, una dommatica, incorporando quei principi. Ma sono ruoli diversi. Il ruolo di cittadino non è incompatibile col ruolo di penalista. Come penalista devo proiettare per i giudici decenti, per i giudici coscienti, qualcosa che devono fare. Come politico vado in angolo e difendo un'altra cosa. Difendo una dinamica della società diversa. Sì, ma sono due ruoli che non sono incompatibili. Nemmeno incompatibili col ruolo di osservatore sociale, di critico sociale. Sì, senz'altro. Ma sono ruoli diversi. Cosa posso dire dalla dogmatica ai giudici? Ai giudici che sono coscienti, ai giudici sì, lo so. Non voglio parlare del potere giudiziario del mio paese, per cortesia. La Corte Suprema che abbiamo noi in questo momento è un disastro. C'è un giudizio politico davanti alla Camera dei Deputati che è uno scandalo. Uno scandalo di amministrazione, di milioni di dollari che non si sa dove sono e che cosa hanno fatto con la... No, questo sì, questo è un disastro, sì. Ma lottare contro questo, questo è un fatto politico. Come cittadino lo devo fare, senz'altro, lo faccio, sì. Lo faccio nel mio paese, lo faccio in tutta l'America Latina. Ho dovuto fare opinioni per tutti questi poveretti leader nostri che sono perseguitati, sì, lo so perfettamente, davanti a poteri a giudiziari che sono, non so, io so che gli italiani sono molto critici delle cose sue, sì, ma veramente io penso, perché non abbiamo un giudiziario noi come l'italiano? E non ne abbiamo una corte di costituzionalità, abbiamo quattro persone che sono, quattro persone nella Corte Suprema che fanno qualsiasi cosa, aberrazioni, cose che non, sì, sono poteri diversi. E per questo anche Antonio non devo giustificare la pena, io so che sempre l'istituzionalizzazione, sì, in manicomio, sì, in carcere, è deteriorante. Allora, se devo farlo,
Non c'è bisogno di giustificare. Quello che il mio dovere è dire che sia fatta nelle condizioni più deterioranti possibili. E se possiamo ridurla dal giudiziario, dalla dommatica, lo dobbiamo fare. Ma che cosa vedo oggi nella dommatica? Leggo i libri dei tedeschi. Finiscono nella teoria del delitto. C'è un diritto penale senza pena? È sparita la pena dal diritto penale. Non fanno dommatica della pena. Questo è il problema. Nel ruolo di dommatico, ruolo politico, sono da tutto d'accordo, senz'altro. Ruolo di politico, una lotta, questo, una lotta politica. Ma nel ruolo di dommatico dobbiamo fare anche la lotta teorica. La lotta, non dobbiamo lasciare i giudici senza bussola. Noi siamo responsabili di questo. Possiamo continuare ad andare avanti con una dommatica senza pena? Possiamo andare avanti con gli Jacobs? No, caro, non si può. Non si può, è impossibile. Questo è il problema. È vero, sono un po' fissato con la dommatica, sì, ma non nego l'altro ruolo. No, l'altro ruolo è importantissimo, sì, ma è un ruolo di cittadino l'altro. È un'altra cosa. Credo questo. Sì. Hai terminato? Sì. Sì. Bene, allora. Io concluderei qui, siamo in perfetto orario, ci siamo mantenuti nelle 2 ore a disposizione. Vi ringrazio di nuovo tutti e speriamo di rivederci a presto di persona, almeno con molti di voi. Con qualcuno sarà più semplice, con il professore Zaffarone probabilmente a giugno. Ottimo, grazie sì. Mario. Ciao Raul. Grazie a voi. Grazie Mario. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao. A presto.